Non posso esimermi dal chiederle qualche cosa anche sul riassetto degli enti nazionali. Ieri la Corte Costituzionale ha detto che le province devono esistere, oggi il governo mi sembra che stia già pensando a come fare a toglierle. Sì, oggi il governo ha all'ordine del giorno un provvedimento che vede la soppressione di tutte le province per dar vita a collegi territoriali. A me sembra una partita abbastanza strana, io sono d'accordo sulle riforme, però riforme complete a partire da una riforma del Parlamento e che coinvolga anche le autonomie locali. Con l'evento di oggi sta a dimostrare come la provincia sa svolgere nel modo migliore il suo ruolo di coordinamento sul territorio, perché noi abbiamo questa tappa grazie ai comuni di Varzo e di Premia, grazie agli sponsor, ma grazie anche al lavoro di coordinamento che fa e svolge un ente di aria vasta come la provincia. Ente che purtroppo ha sempre meno soldi. In questi giorni c'è stata ad esempio la polemica, diciamo la richiesta da parte delle ditte appaltatrici per lo sgombero della neve di avere certezze. Noi gli abbiamo anticipato un 60%, siamo in attesa di risposte dalla Regione, loro vogliono certezze sul contratto 2013-2014, questo non è ancora possibile, siamo in attesa di conoscere i trasferimenti della Regione Piemonte. Certamente il problema della manutenzione delle strade, dello sgombero della neve è un problema in una provincia montana che non possiamo certamente abbandonare, e quindi per senso di responsabilità noi lavoreremo fino all'ultimo giorno che saremo in carica per continuare a erogare servizi alla nostra comunità.